Salve a tutti e bentornati nel canale, io sono Frank Horseman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Sono contento di portare finalmente un nuovo video, soprattutto sono contento di poter ritornare ad aggiornare la playlist La storia del black metal. Vi dico la verità, fino a qualche tempo fa io neanche conoscevo l'esistenza di questo movimento. Questa è proprio una cosa che mi piace, appunto, di portare avanti questo progetto. Il fatto che io non sono così esperto quanto credete è una cosa che sto studiando piano piano con il tempo, e il fatto che mi sia stato consigliato di parlare di questo argomento che io non conoscevo mi ha spinto appunto a studiarlo e a conoscere cose nuove. E io oggi, ecco, ne voglio parlare con voi. Oggi andiamo a parlare appunto delle Legion Noir. Questo argomento appunto mi è stato consigliato da Plug, un ragazzo che seguo su Instagram, che parla appunto di più o meno le stesse cose di cui parlo io. E devo dire che se non me l'avesse consigliato, ripeto, io non avrei mai conosciuto questo argomento. Ho studiato un pochino la storia appunto delle Legion Noir, la Black Legion, le Legioni Nere, come volete chiamarle, e vi devo dire la verità. È molto, ma molto, ma molto difficile, è stato molto difficile, ecco, trovare informazioni riguardo a questo movimento, e l'unico che ne parla veramente in modo concreto è questo libro, Black Metal Compendium. Sono 3 volumi e questo appunto parla del tutto il black metal per quanto riguarda Europa e il Regno Unito. E il fatto è che su internet veramente è molto molto difficile trovare informazioni riguardo questa cosa, e ve lo spiegherò anche nel video il perché. Ho fatto, diciamo, un riassunto, ho riscritto un po' riassunto e ho riscritto un po' quello che c'era, quello che ci dice appunto Black Metal Compendium, e questa appunto è la storia delle Legioni Nere. Bando alle ciance, signori, cominciamo subito con la storia. Per quanto riguarda la scena francese attuale, la si può dividere in 2 filoni diametralmente opposti tra di loro. Oggi però voglio raccontarvi la storia della nascita della scena francese e del movimento che prende il nome di Les Legions Noires. Le Legioni Nere, spesso abbreviate in LLN, o anche chiamate dagli stessi membri Black Legions, furono la prima vera e propria espressione del black metal francese. Ebbero una vita relativamente breve, meno di 10 anni, formandosi tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. L'area di cui stiamo parlando è attorno a Brest. Ci troviamo proprio nel cuore della Bretagna, una regione completamente differente dal resto della Francia, con una lingua propria, il bretone appunto, tradizioni molto fiere e che, per quanto nei periodi recenti non abbia avuto mai tentazioni indipendentiste o secessioniste, si considera quasi un paese a sé stante. Questa regione è immersa tra le foreste fitte, un clima nordico e l'agitato mare celtico. È la culla dei miti arturiani e del sidro bevuto in coppe di legno, qualcosa di completamente diverso dallo stereotipo francese che tutti noi immagineremmo, anche se per molti aspetti clima e paesaggi sono molto vicini a quelli scandinavi, così come la gente che vive in modo assai lontano dalla gioviale convivialità transalpina. Ed è proprio in questo quadro che, in risposta all'inner circle norvegese, nasce il movimento delle Legion Noir. Quasi certamente la prima vera e propria attestazione di questa comitiva è Rise Through the Twilight of Hail dei Mutilation. E dal 92 al 96 ci fu un certo diffondersi di uscite, essenzialmente sul nastro, in cassetta, in poche parole, fatica di più o meno una ventina di band. In quasi tutte queste, però, erano coinvolti principalmente 3 personaggi. In questo video penso che darò di matto, e ora scoprirete il perché.
il primo Vorb di Dreagovr, Uezrevb. Il secondo è Vorlok Drakenstein. Il terzo è Vlad Drakenstein. Diciamo che è andata pure troppo bene. I progetti principali del primo furono i Belketr e gli enigmatici. Brenoritvrekzorkre. Vabbè. Facciamo che va bene. Gli altri due devono la loro maggiore fama ai Vlad Tepes, quasi certamente la band più iconica e conosciuta tra queste, sia per la numerosità di uscite, 12 demo e 2 split in CD, sia perché Vlad Drakenstein fu tra i pochi a rilasciare qualche intervista e a parlare apertamente del movimento, raccontando al mondo esterno l'idea delle Legion Noir. Per la cronaca, anche se stiamo parlando di una ventina di band, il numero di musicisti facenti parte di questi progetti sono circa una decina, quindi stiamo parlando di un gruppo ristretto di persone che poteva perfettamente avere una concezione universale di musica. Allora, eccoci qui, ho aperto praticamente la condivisione schermo per farvi vedere bene, insomma, come funziona lo schema, diciamo, che è presente anche su Wikipedia, dei membri e dei progetti delle Legioni Nere. Adesso ce lo vediamo un attimo al volo prima di andare avanti. Allora, in poche parole, abbiamo qui la funzione. Qui col più possiamo vedere i membri, con il più tra parentesi sono gli ex membri, all sono tutti gli strumenti, e poi qui ci dice in poche parole batteria, voce, chitarra e basso. Qui ci sono praticamente tutti i gruppi, come potete vedere. Ecco, qui sono, allora, questo è il nome del progetto, e qui ci sono le persone, appunto, che facevano parte del gruppo, che sono sempre le stesse, 10 persone per quanto riguarda 1-2 per 20 progetti. Cioè 10 persone che fanno parte di 20 progetti diversi. Infatti, come potete vedere, Black Murder ne fa parte, appunto, VRD è lui. Ne fa parte Vorlok Drakenstein e ne fa parte Vlad Drakenstein. Insomma, questa tabella in poche parole ci spiega come funzionano, come si sono divisi, appunto, i gruppi. Cioè, tutti facevano parte di quasi tutti i gruppi. Cioè, erano 10 persone che praticamente erano divise in diversi progetti, insomma. Poi, se ve la volete studiare per bene, la trovate su Wikipedia, appunto, sulla pagina delle Legion Noir. Tra l'altro, i testi delle canzoni delle Legion Noir sono scritti principalmente in Gloatr, un idioma inventato da... Perché? Perché ho scelto di fare questo lavoro? Perché? Vorb Dreagrov Werzerb, leader dei Brenoritvrekzorkre. Facciamo che va bene. Una lingua molto, ma molto simile al francese. I temi trattati dalle band delle Legion Noir erano molto affini a quelli dell'ondata scandinava. Possiamo infatti trovare eterismo, vampirismo e satanismo. Lo stesso vale per la musica. La ricerca di un sound completamente primitivo e lo-fi, così come l'esasperazione del concetto stesso di underground. C'è una leggenda che narra che i demo venissero incisi in un castello di proprietà di uno dei membri e che carcasse di animali morti venissero usate per ricoprire i microfoni. Le cassette venivano poi distribuite alle altre band del movimento, agli amici e ad alcuni seguaci delle legioni. Nonostante la diffusione di internet, anche oggi mettere le mani su questi nastri è un'impresa quasi impossibile, sia per la loro rarità, sia per la difficoltà di capire se quel materiale è autentico o meno.
Esistono infatti ristampe, bootleg, versioni non ufficiali autorizzate dalla band. Se non fosse chiaro ancora, insomma, la filosofia delle legioni nere, delle legion noir, era appunto questo concetto di underground. C'era bisogno di non farsi notare, tra molte virgolette, nel panorama, di mantenere il movimento il più segreto possibile. Ed è per questo che appunto furono cacciati alcuni membri dalle legioni nere, per un motivo che adesso vi vado a spiegare. I Mutilation furono tra i primi e più celebri membri delle legioni nere. Il loro leader, Mainak, purtroppo però non ha seguito sempre le regole, in parte forse perché era tra i pochissimi a provenire da una regione differente. Provenivano praticamente da Languedoc-Roussillon. Non so se l'ho pronunciato bene, per favore. Me lo chiedo, per favore, basta! Basta! Per favore, basta! Praticamente all'estremo sud-ovest della Francia, a metà strada praticamente tra Marsiglia e il confine con la Spagna. Era anche dipendente dall'eroina, una cosa che andava completamente in contrasto con la filosofia delle Legion Noir. Nel 96 poi venne anche allontanato dalle Black Legions proprio a causa della sua dipendenza. Un problema che a quanto pare era condiviso anche da Aaron Kittret, che pure a lui costò l'espulsione del movimento. Avvenimenti che poi di fatto segnarono la fine delle Legioni Nere. Signori, questa è in poche parole il riassunto della storia, appunto, delle legioni nere, quello che poi darà il via a tutta l'ondata del black metal francese, che probabilmente ne parleremo in un video a parte. Però c'è un però. Vorrei fare una seconda parte di questo video sulle legioni nere. Ho trovato praticamente un'intervista che è stata fatta a Vlad Dragenstein e sinceramente vorrei fare una seconda parte traducendo questa intervista per farvi capire un po' di più il loro pensiero, la loro filosofia, anche perché si andrà a parlare nell'intervista di alcune cose riguardanti il black metal norvegese. E diciamo che per capire appieno questa filosofia che avevano le legioni nere bisognerebbe leggere l'intervista di Vlad Dragenstein, perché loro erano completamente contro il movimento norvegese, erano praticamente l'opposto del movimento norvegese. E se oggi appunto si sa veramente poco sulle legioni nere è proprio perché questo segreto, diciamo che sono riusciti a mantenerlo relativamente bene, sono riusciti a mantenersi nel buio, nell'anonimato, anche se comunque sia le interviste non erano viste bene. Infatti in teoria non era nella loro filosofia fare interviste, e Vlad ad un certo punto ha deciso di farle, di farla. Poi piano piano un po' questa cosa è uscita dal pensiero di tutti. Signori, io veramente, se fatemi sapere con, insomma, lasciate un like se volete la seconda parte di questo video, farò una traduzione appunto all'intervista. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, se pensate che me lo sia meritato. Comunque sia, io ringrazio comunque Plug per avermi consigliato questo argomento, e spero che in futuro riesca a portare tutti gli argomenti che mi state consigliando. Il problema è che ho veramente poco tempo e cerco di sfruttarlo nel miglior modo possibile, e cerco di sfruttarlo per portare un po' tutto quello che conosco e quello che mi state consigliando. Cerco di fare veramente il possibile, ragazzi, però ultimamente è veramente molto molto difficile. Signori, io vi ringrazio di nuovo per essere arrivati fin qui. Grazie per aver seguito questo ragazzo che parla delle proprie passioni. Ci si becca in un prossimo contenuto. Ciao a tutti.